ma più che altro amico. Dopo 2 anni di stop torna finalmente il parallelo di Natale in una nuova località, tanti gli sforzi per celebrare questa grande festa della neve. Qual è il programma? Il programma è appunto diviso in 2 giorni. Il giorno 23 abbiamo ideato insieme con il mio factotum dello sci club Marco Ghilardi e con tutto lo staff, unitamente alla provincia di Bergamo Fisi, di fare questa gara del parallelo dei ragazzini, quindi categoria cucciolo, ragazzi allievi e senior. E quindi direi che un bel, poi naturalmente i tempi migliori si confronteranno con gli azzurri, quindi questo è quello del giorno dopo, quindi questa è sicuramente una grande bella novità, vedo che è stata molto apprezzata e vedo che sta arrivando un sacco di iscrizioni, quindi sicuramente sarà una grande 2 giorni. Il secondo giorno col programma, gli atleti arriveranno il lunedì sera a Foppolo e il mattino 9:30 ci sarà la consegna dei pettorali, ricognizione della pista, 10:30 partenza, ore 12:30 la finale del parallelo e all'entro l'una le premiazioni. Questo è un'occasione anche per visitare l'Alta Val Brembana in un clima natalizio, ormai saremo alla vigilia, quindi insomma invitiamo tutti a salire coi bambini perché sarà un vero spettacolo. Ecco, io bravo, ho fatto bene a ricordarmelo e l'invito proprio a tutti, soprattutto quelli la Bergamasca, la Val Brembana, la Valsenna, di venire a Foppolo, che c'è una grande opportunità, anche con questa bella scia nevicata, quindi un grande clima, poi ci sarà un grande clima natalizio e soprattutto la possibilità di poter trascorrere una giornata insieme con i grandi campioni. Direi che è un'occasione da non perdere, quindi vi invitiamo tutti a venire a Foppolo il 23 e il 24, questa 2 giorni veramente fantastica. Anche a nome del sindaco di Carona, qui con noi oggi c'è Mauro Arioli, vice sindaco, e anche a nome di Vallele, un po' la stazione di San Simone, che fanno parte un po' del... Dopo 2 anni di stop torna finalmente il parallelo e lo commentiamo con una grande campionessa che è di Selvino e che quindi conosce bene anche questa gara. L'emozione di parlare di sci, di parlare di giovani, di parlare delle nostre robe. Beh, sicuramente oggi ho provato entusiasmo a leggere il parallelo di Natale a Foppolo. Il ritorno di questa grande manifestazione in terra bergamasca è un segno importantissimo anche da parte della località di voler investire in un evento che sicuramente trascinerà molta gente, appassionati, anche perché la neve di questa notte sicuramente renderà il panorama bellissimo, quindi vi consiglio veramente una visita a Foppolo nei prossimi giorni. Un evento tra l'altro che andrà a ricordare persone speciali nell'ambito sportivo, uno è Rolly Marchi, che è stato colui che ha inventato la 3-3 negli anni 50, colui che ha inventato il trofeo Topolino, la manifestazione più importante dei bambini, e Angelo Vergani, segretario generale più importante della nostra federazione. Quindi diciamo che Selvino, lo Sci Club Selvino, i baffi sempre verdi di Bertocchi ricordano sempre persone speciali che hanno contribuito a rendere meraviglioso il parallelo di Natale, partendo dal nostro Tony Morandi. Un parallelo che punta su nomi giovani, sia in ambito maschile che femminile, quali sono diciamo, i nomi più importanti che vengono ospitati quest'anno? Beh, sicuramente tante eccellenze lombarde e bergamasche, di sicuro portare qui le 3 sorelle comunque Fanchini è una cosa molto bella, anche perché Elena arriva da 2 podi di Coppa del Mondo, quindi abbiamo delle eccellenze veramente mondiali, non solo lombarde e bergamasche. Il ritorno comunque dei nostri ragazzi, dalla Zola, della Bezzoni, di Gualazzi, e poi non vorrei dimenticare gli altri, comunque sono tutti ragazzini che io ho visto crescere, che oggi a loro volta sono dei grandi atleti e sarò felice di vederli all'opera. Berera, che cosa vuol dire per un comune come Foppolo, che sta investendo tantissimo nello sci, ospitare il parallelo di Natale? Come dicevo prima, per noi è motivo di grande soddisfazione per aprire in grande stile la stagione invernale che ormai è prossima. Abbiamo iniziato il 30 di novembre, contiamo di inoltrarla fino alla stagione avanzata e speriamo che sia una stagione importante, una stagione di rilancio per tutte le realtà bergamasche. Quali sono i vostri sforzi appunto per rilanciare quella che è l'Alta Val Brembana e gli impianti? Beh, noi attraverso la nostra società pubblica che è la Brembo Super Ski in questi anni abbiamo fatto veramente tanti sforzi, abbiamo rinnovato le piste, gli impianti, l'innevamento artificiale, questo ci ha permesso di riproporci in maniera adeguata sullo scenario nazionale e internazionale.